Ciao ragazzi e benvenuti alle pagelle e il commento di Empoli Inter, questo nuovo commento che vi porterò qui su YouTube ogni volta che non farò le live sul canale Twitch dell'Inter. Quindi tutte quelle fuori casa proverò a portarvi questo format qua. Quindi per sostenerlo ragazzi oggi con la maglietta dell'Albania Shqiptari di Aslani, vi invito a lasciarmi un commento, commentare, un like, commentare, lasciarmi la vostra opinione, condividere con gli amici e soprattutto attivare la campanella così vi arrivano i video in tempo reale. Proverò a portarvi i commenti dei post partita anche di altre squadre, di altre società, o giustamente partiamo con la squadra che tifo, ovvero l'Inter, e vi porto la pagella, ok? E anche un'analisi. Partiamo dal fatto che l'Inter, datemi un secondo, che eccola qua, ce l'ho qua la pagella. L'Inter per me parte, gli do un 6+, 6+ perché gli ultimi minuti riesce comunque a portare a casa i 3 punti che sarebbero stati veramente molto dolorosi, lasciare lì 2 punti, se ci avessero pareggiato la partita o addirittura perso, lasciare lì 3 punti sarebbe stato veramente molto complicato, anche perché comunque facciamo 5 su 5, l'Inter è prima, a punteggio pieno in questo momento ed è una cosa fondamentale per noi, avendo battuto il Milan e comunque avendo visto i passi falsi in questo inizio stagione della Juventus, staremo a vedere il Napoli e le squadre che inseguono dietro. Io parto con il voto di squadra di 6, perché 6 più, come vi dicevo, per il semplice motivo che l'Inter si porta a casa in un campo abbastanza difficile, nonostante le difficoltà della società Empoli, si porta a casa 3 punti combattendo gli ultimi 7-8 minuti con 10 giocatori rispetto a 11, perché Arnautovic si stira e lascia l'Inter purtroppo senza un uomo lascia l'Inter senza un uomo, quindi con un calciatore in meno. Cosa succede? L'Inter trova i 3 punti e quindi il mio voto, la mia pagella, iniziamo da Sommer, voto tranquillamente 6, quindi ho dato, ricordate, 6 all'Inter. Partiamo, 6 Sommer che comunque riceve un tiro in porta, lo prende tranquillamente e l'Empoli comunque non fa tanto per arrivare in porta. Gli ultimi minuti è stato un po' pericoloso, quindi bene, comunque Sommer che nonostante un tiro in porta riesce comunque a tenere la porta inviolata. Quindi l'unico gol subito in queste prime 5 giornate da parte di Sommer è il gol di Leao nel derby. Sicuramente è un grande merito anche la difesa, Pavard, Acerbi e Bastoni. Ho dato 6 ad Acerbi, 6 a Bastoni, che è un 6 dal mio punto di vista anche un po' tirato, nonostante gli ho dato 6 comunque alla fine per il giallo di Baldanzi, che per me era molto fondamentale perché Acerbi stava tenendo un giocatore dell'Empoli in quel contropiede. C'è stato un contropiede molto sull'1-0 che poteva diventare pericoloso e Baldanzi praticamente con la palla al piede, sappiamo che è molto bravo, stava praticamente o gliela passava al suo compagno oppure calciava in porta perché stava andando da solo davanti alla porta. E quindi cosa fa Bastoni? Molto furbescamente lo tiene. E quindi per questo motivo, nonostante il giallo, io gli do 6 perché è stato bravo, intelligente Bastoni a far quel fallo lì, perché sennò poteva essere veramente pericoloso. Ho visto che ci sono state poche sovrapposizioni da parte di Bastoni e di Marco e di solito le vedo. Ma vabbè. E 7, dopo passeremo anche di Marco e a Darmian, 7 per Pavard nella difesa. Mi è piaciuto molto anche contro la Real Sociedad in Champions League. Mi è piaciuto molto qui contro l'Empoli, bravo ad intercettare, bravo attento nei movimenti degli attaccanti. Roccioso comunque interviene sicuro e questo quindi mi dà sicurezza a me, dà sicurezza a Sommer, dà sicurezza alla squadra. Passiamo il centrocampo a Di Marco e Darmian, finiamo comunque con i laterali, poi passiamo al centrocampo in mezzo, Darmian e Di Marco. Darmian 6, fa il suo lavoro come al solito, si sovrappone, cerca il cross, mette giù la palla, fa girare il pallone, tranquillo nella sua fascia, lui va 6. Fortunatamente ce l'abbiamo, gioca per noi Darmian, quindi il 6 quasi sempre è una partita tranquilla la sua, fa sia la parte difensiva che la parte offensiva molto bene. 7 per Di Marco perché fa un Eurogol, ragazzi, dal mio punto di vista, fa un tremendo golasso. Pensavo all'inizio un po' sottotono, ma ha iniziato crescendo, a crescere la sua partita, fino a questo golasso che veramente, mamma mia, tira fuori
il suo miglior repertorio, diciamo. La palla arriva con un mancino delizioso. Sembrava il gol di Pavard contro l'Argentina nel mondiale del 2018, ragazzi, più o meno così. Golasso sotto l'angolino e l'Inter si porta a casa i 3 punti. Passiamo al centrocampo, che avevo detto allora. Frattesi, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Di questi tre centrocampisti centrali ho dato 6 a Frattesi, partita 6 anche qua un po' secondo me tirato il 6 di Frattesi. Prima da titolare ci ha messo un po' in granare, ma è normale. È normale, qualche decisione poteva farla meglio, ha provato comunque, si vede che ha energia, che ha voglia. Sei tranquillo, comunque la squadra ha vinto, non gli puoi dare un 6 tirato, un 6 meno, un 6 tirato, un 6 tranquillo, ha fatto il suo, contro l'Empoli ha fatto il suo, comunque la vittoria, ripeto, è arrivata, quindi non mi ha stupito come le altre volte, magari entrando nel derby, con l'Italia, non mi ha stupito tantissimo in questa partita Frattesi, però ha fatto il suo, ha ogni tanto strappato, ogni tanto girato il pallone, qualche sbaglio magari nel girare il pallone, però vabbè. Può capitare, ok? La prima ci sta. 6,5 per Çalhanoğlu e Mkhitaryan, che si vede la differenza dei veterani, comunque di giocatori di alto livello che ormai hanno esperienza. Mkhitaryan ancora di più, sicuramente. Infatti, non lo toglie, se non sbaglio. Non lo toglie Simone Inzaghi, lo lascia. Nonostante l'età, nonostante stia giocando tanto, comunque lo tiene perché sa che l'Inter deve vincerla, se la deve portare. Era importantissimo portarla a casa questa partita qua, e la porta a casa. Poi Çalhanoğlu 6,5, anche lui contro la Real Sociedad non è partito per infortunio, si è vista la differenza, comunque lui dette i tempi, gira il pallone, testa alta, sa quando partire in velocità, quando fermarsi, quando sterzare, girare il pallone da una parte, dall'altra, sinistra, destra. È il nostro Brozovic dell'anno scorso, ragazzi. Si è visto, l'anno scorso prendeva piano piano il posto di Brozovic. Quest'anno penso che si consacri, no? Si prenda definitivamente, abbia preso definitivamente il posto nella mediana. E ci sono alcune differenze, ragazzi. Ci sono alcune differenze, è normale. E contro la Real Sociedad abbiamo fatto una partita, oggi ne abbiamo fatto un'altra. Comunque, dobbiamo ancora, dal mio punto di vista, ingranare, nonostante se abbia fatto un bel inizio stagione, manca ancora qualcosina dal mio punto di vista, però è questione di lavoro. E poi ho dato 6 a Lautaro e 6 a Thuram. Lautaro magari potevo anche dargli un 6,5, perché il lavoro sporco lo fa, lo sta facendo, lo continua a fare, ma gli lascio 6. Volevo il gol da Lautaro, volevo qualcosina in più, ma va bene così. Thuram ha fatto gol, ma purtroppo gliel'hanno annullato per un fuorigioco. Quindi, come potevo dare 6,5 a Lautaro o a Thuram, ho preferito non darglielo a nessuno e continuare così comunque, perché comunque, con tutto rispetto, è l'Empoli, comunque avremmo forse dovuto chiuderla prima la partita e quindi non sto a esagerare con il voto, ok? Quindi un 6, partita regolare, hai vinto, ti sei portato il 6 a casa, è a posto. E Thuram e Lautaro ogni tanto giocavano bene, ogni tanto magari Inzaghi chiedeva più collaborazione tra i due, cosa che c'è stato comunque dal mio punto di vista. Comunque il caldo, mezzogiorno e mezzo, non è facile, ok? Perché comunque la squadra di Andrea Azzoli è tutta la difensiva, aspettava, cercava qualcosa di ripartire in contropiede, di giocare un po'. Queste partite qua potrebbe succedere di tutto, ragazzi. Hanno cambiato l'allenatore. La scorsa stagione, la scorsa partita avevano Zanetti, adesso hanno Andrea Azzoli. Quindi poteva succedere di tutto con il nuovo allenatore, tra virgolette, perché comunque è quello dell'anno scorso. Che altro si può dire, ragazzi? A Simone Inzaghi gli ho dato 6 più al mister. Più che altro per la decisione di far girare in questo inizio stagione anche magari contro la Real Sociedad, aver fatto giocare Aslani, vabbè, perché era giustamente infortunato Çalhanoğlu, comunque farlo giocare a Frattesi, dargli purtroppo, che dopo si è infortunato, anche spazio a Sanchez e Arnautovic, che si è infortunato, toglierlo a Lautaro, che era, dal mio punto di vista, ci stava come scelta, lasciare un po' di più a Thuram. Dare un po' più di fisicità, quindi la lettura anche della partita al 70esimo, più o meno iniziano con i cambi. Giusta la lettura della partita, giusto la grinta, comunque sempre si vedeva anche dalla partita, no? Facevano vedere le telecamere, era sempre lì a gridare, a dare incitamento, a dare indicazioni. Quindi 6 più anche per il mister. E
E vabbè, i cambi in questo momento non me li faccio. Va bene, comunque anche bene Alexis Sanchez che è entrato. Carlos Augusto lo vorrei vedere di più, quindi tempo. E cosa chi è che manca ancora? Avevo messo Sanchez, cosa? Ah, e De Vrij, bene. Comunque il suo l'ha fatto. Senza voto dal mio punto di vista, ma comunque il suo l'ha fatto, è entrato bene. Forse mi mancherà qualcuno, ma veramente bene la squadra, ragazzi. Ditemi la vostra nei commenti, quindi. Forza Inter, e viva il football sempre, crack.